Buonasera, iniziamo la presentazione di questo bel libro di Roberto Esposito, che chiude un po' una trilogia effettivamente, ma chiude e apre, perché apre tanti temi, è un libro teoricamente impegnato. Vitam Institutore è una genealogia dell'istituzione, è pubblicato da Einaudi. È inutile che dica, adesso questo interviene all'interno, questa presentazione all'interno di un seminario organizzato con Roberto, con amici più o meno legati alla scuola normale, ma oramai insomma forse più conquistati all'istituto, napoletanizzati, e quindi è una presentazione che è una bellissima occasione di discussione, ma che sta anche in un quadro complessivo, direi, di riflessioni. Abbiamo visto prima quanto proficue con Nadia Urbinati e Francesco Maria De Santis, e mi limito a ringraziare tutti, innanzitutto i relatori, Roberto e tutte le persone che sono qui a seguirlo, numerose come sempre. C'è grande interesse e una grande, direi, vitalità intellettuale in questa feconda produzione che all'insegna dell'istituzione, insomma, dell'istituzione e dell'istituente. Bene, cominciamo subito, 15 minuti a testa all'incirca, cominciamo con Nadia Urbinati, grazie. Sì, questo è un libro davvero molto bello, utilissimo e anche ricco di spunti, e quindi io comincio con una presentazione e poi finisco con una proposta, magari continui, poi ci dirai cosa farai dopo Vitam Institutore su questo settore, poi ci sono tante cose che rimangono da esplorare secondo me. So, Vitam Institutore sostiene, in poche parole, che necessità e contingenza sono alle radici delle istituzioni, insieme alla consuetudine e alla legge scritta. Danno ordine alle nostre relazioni sociali e aprono spazi di creatività. La natura bifronte delle istituzioni, tra necessità e contingenza, libertà e necessità, natura, artificio, politica, si mostra soprattutto nelle situazioni di emergenza. Noi l'abbiamo visto recentemente con la pandemia. In un libro precedente, per Il Mulino, Esposito aveva scritto: se il virus non ha travolto tutti gli argini, dilagando indisturbato, si deve essenzialmente ad esse, alle istituzioni. Le istituzioni che sfruttano la nostra strutturano la nostra vita di relazioni nel privato, ma anche nel sociale e nel politico, ci hanno confermato del fatto che la vita è molto più complicata della nuda vita. Quindi nessuna vita umana è riducibile a pura sopravvivenza, essa è fatta di un reticolo di relazioni, e la difesa della vita è quindi difesa della prima e dopo di essa della seconda vita, quella istituita e capace di istituire. Per restare in vita non possiamo rinunciare alla vita con gli altri. E questa della vita con gli altri, un misto di natura e artificio, appunto, di libertà e necessità. Qui si mostra anche la natura di un tempo di continuità e di mutamento del processo istituente, ma anche la contraddizione che lo attiva, per cui le istituzioni sono sempre criticate o per eccesso o per difetto, o perché comprimono la creatività individuale o associativa, oppure perché non sono abbastanza efficaci nel rispondere ai bisogni sociali. Nel pensiero filosofico degli anni 70, quello radicale per intenderci, l'istituzionalizzazione è stata per esempio contrapposta allo spontaneismo dei movimenti, e le istituzioni contestate come chiuse, oppressive e soprattutto non riformabili. Il caso degli ospedali psichiatrici, l'identificazione della salute pubblica con la pena e la punizione sono stati temi importantissimi nella riflessione genealogica di Michel Foucault, che ha applicato alle istituzioni questa logica della totalità e della radicalità. Secondo Esposito c'è un'altra strada, si può prendere un'altra strada rispetto a questa totale e radicale. In effetti, dalla logica binaria istituzioni-movimenti, istituzioni-spontaneità, si è spesso sprigionata una risposta a sua volta totale e binaria, sia per disattivare la logica istituente, per esempio col ritiro dell'individuo nella dimensione esistenziale della vita privata, è vero, sia per esaltare oppure gli istinti animali della dottrina economica neoliberale, che sono due forme di reazione totale.
alla istituzione. La strada che percorre quindi Esposito è diversa, si collega con l'ontologia della contingenza di Machiavelli, alla base della società vi è un fondamento divisivo, non un principio unitario o totale, la libera articolazione dei conflitti è la potenza che istituisce lo spazio nel quale quei conflitti possono esprimersi senza distruggere il tessuto sociale e civile. L'istituzione non è allora opposta a movimento o spontaneità o libertà, ma è ciò che tiene insieme interessi contrapposti nel conflitto e consente alla libertà di esprimersi, unire attraverso la divisione, produrre ordine senza scivolare né in un autoritarismo che comprime il dissenso né in un antagonismo che destabilizza. Le istituzioni quindi sono capaci di rigenerarsi e sembrano dotate di vita propria, questo è importante secondo me, tanto che spesso ci dimentichiamo del processo, delle ragioni, dei conflitti che le hanno fatte venire al mondo, creano una specie di seconda natura, insomma. In questa cornice si possono analizzare anche le trasformazioni dello stato sociale, per esempio, e tanti altri fenomeni istituiti. Ora, come ricostruire una connessione tra istituzioni e vita, superando questa tensione, è vero, o di opposizione che abbiamo detto prima, una soluzione autoritaria in un lato, una soluzione neoliberale nell'altro. A me sembra che questo sia un tema centrale che ha attraversato il discorso o lo studio di Roberto Esposito in questo libro e in questi precedenti sulla istituzione. E questo vitam institutionem appartiene all'idea moderna di soggettività giuridica, come ci dice, no? Cioè non allo ius vitae del diritto romano, nel quale le centralità dell'ordine riposava nel potere patriarcale gerarchico. Noi non viviamo in quel mondo patriarcale gerarchico, nella nostra società basata sull'uguaglianza, che funzione, che ruolo ha questa vita istituere? E secondo in questo libro, in questa cornice si scrivono quindi tutte le coppie opposizionali che nella modernità noi conosciamo, politica appunto natura e artificio, necessità e libertà, Machiavelli, Spinoza, Hegel che fa da mediazione, da ponte verso il nostro secolo con Merleau-Ponty, con Santi Romano, con Lefort, con Castoriadis. Questo è il tema. Il fulcro di questo passaggio, mi sembra, è proprio Hegel, nel senso che egli coglie la funzione della mediazione e quindi definisce il paradigma istituente al quale facciamo riferimento noi oggi, che presume l'uguaglianza di fronte almeno alla legge e presume la condizione di individualità o diversità individuale. Il momento di trapasso dal paradigma giuridico romano a quello moderno è segnato dalla sovranità politica, che non ha presenza in questo libro. Perché non ce l'ha? È molto interessante secondo me perché non ce l'ha. Perché alla base, e qui il paradigma, la base della sovranità è la decisione, il momento decisionale volontario, volitivo, la volontà. Ma non è questo che le istituzioni ci consegnano, che sono semmai un elemento, una costruzione che sembra non poter fare a meno di questa volontà individuata, perlomeno. Infatti non sono Hobbes, Rousseau e Kant presenti tanto qui, anche se potrebbero essere usati, perché in Kant c'è un elemento di unintended consequence, delle conseguenze inattese e quindi di un sistema che opera all'interno della filosofia della natura o della umanità verso soluzioni, diciamo in questo caso, non so, dello Stato di diritto. Quindi però non c'è, come non c'è tanto la figura di Rousseau e di Hobbes, perché appartengono a quella dimensione della sovranità e del diritto della sovranità. Qui invece Roberto Esposito vuole andare fuori dell'istituzione sovrana, extra sovrano lo chiamo, extra sovrano, extra decisione volontaria e decisionista sovrana. E in questo caso, mentre la sovranità presume una dimensione volontaria e decisionista, il paradigma istituente presume una dimensione non premeditata dai soggetti, presume un'organizzazione che tiene insieme relazioni, azioni e processi. È un paradigma che ha una dimensione funzionalista, perché c'è uno scopo comunque, che supera la bipolarità,
sempre, quindi conflitto, ordine, natura, artificio, eccetera, e articola questa conflittualità verso uno scopo o un fine che è il bene dell'istituzione stessa. Quindi forse un autore che a mio parere sarebbe stato interessantissimo, come altri, affrontare Hume, e anche non solo Hume, ma Adam Smith, ma quel Settecento che non compare tanto. Secondo me, un Settecento che non è solo il Settecento volontaristico dei teorici della sovranità, insomma Rousseau o parzialmente Kant, ma è anche quello che trasforma la seconda natura di un Pascal in un sistema organizzato della società. Penso a Adam Smith e alla sua intuizione di astrarre funzionalmente l'homo economicus come se funzionasse per conto proprio, e crea istituzioni, non c'è nessun volontarismo lì. Oppure penso allo stesso Montesquieu, che definisce i mores, cioè che sono una specie di seconda natura sulla quale riposano le istituzioni politiche. Non c'è un governo, una costituzione Montesquieu, e Hegel ha usato molto questo, che non sia sostenuta dai mores e dalla seconda natura. Un ordine politico per Montesquieu riposa su un tessuto relazionale che è privato, pensiamo al suo esame della famiglia, che è economico, pensiamo al suo esame del lavoro, del denaro, e che è sociale, pensiamo alle analisi di Montesquieu delle relazioni urbane, civili e delle tradizioni. Quindi lo spirito delle leggi è forse il più importante documento della concezione di Costituzione fondata su questa vitam instituere, secondo me. Ecco, io quindi penso che se fossi capace di continuare quel libro, lo continuerei con tutti questi autori che sono veramente la vitam instituere dei moderni. Lo facciamo insieme. Perché i mores sono molto importanti nel Settecento. Davvero, cioè, secondo me è questo, non è il fiat sovrano, è quel fiat che non si vede, che sta tra noi e che noi costruiamo insieme. E direi che questa strada, che è una strada non politica, è extra sovrana, ti porterebbe direttamente al pragmatismo, perché è una filosofia che crea dalla organizzazione tra gli associati o i sociali e riesce ad autogovernarsi nelle relazioni funzionali senza neppure bisogno di uno stato fuori. Io penso a Dewey, che ha molto di connesso a questo, e come lui, insomma, l'idea di questa seconda natura come una capacità di generare volontà, le abitudini, quanto importanti sono nel generare volontà. Insomma, queste sono le idee che mi sono venute leggendo il tuo libro, ottimo libro. Grazie a Nadia Rubinati, e diamo la parola al professor De Santis. Grazie, io ancora una volta leggerò, però prima di leggervi queste poche cose che ho pensato, più che come recensione, diciamo così, come pensare insieme a Roberto. Però prima voglio dire che questo è un libro molto bello, ben scritto, che si legge con molto piacere, anche un libro coraggioso. Perché? Perché e giustamente Nadia Rubinati ha fatto i rilievi che faceva, perché chiunque può trovare nella scelta che ha fatto Roberto di questi tre autori esemplari una scelta che dimentica. Noi napoletani, per esempio, come possiamo non pensare a Vico? Oppure io, che ho studiato per tanto tempo Cicerone, come posso fare a non pensare a Cicerone, che usa istituzione e costituzione, anzi pensa alla costituzione della Repubblica come un lento lavoro secolare, che quindi è tutt'altro che frutto di un potere costituente. Però diciamo, questo non toglie niente, secondo me, anzi aggiunge qualcosa, perché scegliere è sempre pericoloso e coraggioso, e Roberto ha fatto una scelta
coraggiosa di autori tutti quanti splendidamente trattati. Quindi vi leggerò le mie considerazioni. Vitam instituere non è soltanto un casuale incontro di parole o un'occorrenza testuale, e bensì una sorta di sorgente. Come spesso avviene per i grandi fiumi, la sorgente è irrintracciabile. Sappiamo che c'è dal fiume. Da questo punto di vista, l'attacco del libro, che parte da una presenza quasi assente, quel testo di Demostene, che diventa parlante solo in una traduzione peraltro sbagliata, che si manifesta quindi solo nella tradizione, nel suo scorrere nei testi, quel pezzo del libro è particolarmente toccante. Sorgente, dicevo, in cui permane l'impulso all'ordine perduto nello sgorgare casuale, per convertirsi poi in fiume, farsi lago, perdersi nel mare della storia. Vita instituere è una restituzione linguistica di una dimensione ontica che esprime una relazione ontologica vita-ordine, ancorché riflessa, tra vita e istituzione, come se l'una e l'altra, nell'istituire vitale che li intreccia, si raccordassero senza sopraffarsi reciprocamente. La vita non produce ex nihilo come altro l'istituzione, e l'istituzione non domina la vita, ma nella locuzione è come se l'una e l'altra si coimplicassero nella coniugazione giuridica che lascia essere e l'una e l'altra in un'esigente reciprocità. Ossia, nell'istituire si raffrena e si promuove la vita, in una sorta di canalizzazione operata attraverso il diritto, che connota una dimensione ordinativa implicante una sorta di ergon interiore, che impone ed esige la dirittura dello stare come rectitudo, ergersi per far fronte, pensando in tale istituire lo scorrere, incanalandosi la vita, che intanto può dispiegarsi in quanto è sorretta dalla dirittura del diritto, che però proprio in quanto istituente non è norma, legge, prescrizione, ma materiale costruttivo necessario sia all'istituzione sia alla vita, per il conferimento e l'articolazione di strutture portanti, quindi non solo formali. La forma di vita è tutt'altro che formale. In Spinoza diventa modo, con tutto il valore del termine. Né solo doverose, ma anche essenti, forme di vita e non forme con cui avvolgere la vita, anche se organizzativamente indirizzate alla possibilità. L'istituzione, scrive Roberto a pagina 84 del libro di cui stiamo parlando, l'istituzione è il perno intorno al quale la vita umana si costituisce dotandosi dei poteri sufficienti a non disperdersi. Lo dice a proposito di Spinoza, ma non riguarda Spinoza soltanto. Ma ciò non appartiene immediatamente alla natura, nel senso di una razionalità giusnaturalistica impositiva di leggi predeterminate. Vitam instituere restituisce insieme il tratto vitale dell'istituzione e il carattere istituente della vita, e la modalità connotativa del sintagma che si lascia pensare performativamente, facendo cose con parole, immaginando e proiettando immagini verso l'effettuazione, dando corpo all'orao che abita il teorein, guardando ed essendo guardati nell'apparire reciproco, nell'intreccio di sguardi della psiche scritta a lettere maiuscole nella polis, come diceva Platone. Poiché le due cose, vita e istituzioni, che potrebbero apparire in un rapporto funzionale, sono invece congiunte nella presupposizione del sintagma, il sium, che noi troviamo nella, quel siunteche che tu metti tra parentesi nella citazione di Demostene, e che andrebbe forse tradotto meglio con consistenza, composizione, più che contratto.
Il sium, dicevo, è il connotato presupposto della denotazione lemmatica, che dall'inizio lascia vedere al suo interno un sviluppo, vita, istituzioni, carente di un punto germinale di un'origine, rintracciabile storiograficamente o filologicamente, il che impone un percorso genealogico per cogliere alla radice ramificata nella humus, da cui fiorisce la vita, la duplicità intrecciata, da un lato, della vita in quanto vista come istituente, ma già sempre istituita, e dall'altro della prestazione vitale dell'istituzione nella permanenza del non permanere, bisognose entrambe del diritto come il collante che le connette, esprimendo la natura istituente della vita e quella vitale dell'istituzione. Questo secondo me è il punto essenziale da afferrare. Roberto non mima il giusnaturalismo, anche se ne attraversa il percorso, ma guarda alla storia del pensiero moderno nella sua attenzione con l'archetipo romano, proiettando su di esso un incremento di prospettiva istituente dovuto all'evoluzione congiunta di natura e storia, e quindi lasciandogliela esprimere in modo da lasciar parlare allo stesso pensiero la lingua, la semantica duplice dell'institutio vitae, cogliendo la gravida nella teoria istituzionale che fiorisce nel Novecento nelle diverse discipline umanistiche, cogliendo la gravità della teoria istituzionale che fiorisce nel Novecento nelle diverse discipline umanistiche che Esposito percorrerà alla fine del libro. Ma torniamo a genealogia e origine. L'origine è sempre qualcosa che viene dal compimento, che intanto ci appare origine in quanto la cogliamo nel compimento. Anche qui l'origine, come Ursprung, è la destinazione del pensiero dell'istituzione. E in questo senso si può dire che l'istituzione, come un pensato ben connotato, nel suo compimento è il presupposto del pensiero istituente. Una retroazione, l'essere cioè posto prima nel pensiero, ma dal dopo nel tempo rivelativo della Ursprung. La posizione del presupposto, la posizione che sta nella destinazione, è cercata nel prima, ma non può essere trovata nella forma puntuale dell'origine, quale risulta dalla posizione che si antepone. Perciò è necessaria la genealogia intesa come orditura, ossia come preventiva raccolta e messa in posizione di tutti i fili, o almeno di quelli portanti, che qui, proprio in relazione alla genealogia, sono l'idea di Oriù, la realtà di Romano, il campo di Merleau-Ponty, la natura di Deleuze tra Hume e Spinoza, la seconda natura che passa attraverso l'Entlastungsprinzip di Gehlen, il conflitto del due che si rappresenta e simbolizza sulla scena del mondo in Lefort, e l'immaginario pervasivo, originario, performativo di Castoriadis, fili di cui si comporrà la trama via facendo verso l'origine e avvenire del tessuto. Che cosa cogliamo nell'istituzionalismo con cui si conclude il libro di Esposito? La messa in crisi di due fuochi attorno a cui si è pensata la politica moderna. Due soggettività assolute. Sono due fuochi critici, hanno in comune l'obiettivo di relativizzare il riduzionismo individualistico, sia a livello della sfera privata, sia a livello della sfera pubblica. A livello della sfera privata, con la predominanza astratta del suo aspetto dominicale connesso ad un'eguaglianza atomistica meramente formale, e a livello della sfera pubblica nel suo aspetto sovranitario e legolatrico, nonché socialmente spoliticizzante, disoccultandone però la velleità riduttiva del multiverso istituzionale e pertanto l'insufficienza a render conto dalla prospettiva tutta determinata della loro egemonia giuspolitica, della complessa coralità sociale in cui si radica il diritto nella sua finalità ordinante, che sorregge e innerva l'istituzione come processo vitale, senza inizio e senza fine, ma sempre ad interim, tra l'istituire che si consuma e l'istituire che si rinnova senza pause destituenti.
Il riduzionismo individualistico dei due soggetti egemoni, peraltro, produce un ulteriore effetto deformante. L'astrazione dell'esperienza fattuale, con tutta la sua carica vitale di cui l'istituzione è manifestazione, misura e moderazione, attraverso il diritto che la abita, quella fattualità performata e performativa in cui si intrecciano bisogni e desideri, valori e immagini. Pensate la golpe, il lione, il lupo, il cane, il leviataro, behemoth. Anche come immaginazioni proiettive, dal progetto all'utopia, e inoltre conflitti e poteri, abitudini e mentalità, sguardi spesso intralice, ma esemplare anche la favola dello sguardo innocente che vede il re nudo, e fisionomie, come rappresentarsi per rispondere alla rappresentazione o innovarla. Intreccio che nel suo ineludibile farsi e rifarsi, tra negazione e affermazione, chiamiamo storia. A mostrare ciò che ho cercato di sintetizzare, proprio la ricerca di Esposito sulla genealogia dell'istituzionalismo contemporaneo attraverso il pensiero istituente come reagente calorica al clima congelato del compimento giuridico della romanità. Ricerca genealogica delle origini, come ho cercato di dire, che partendo soprattutto dalla giurisprudenza imperiale con cui si conclude la vicenda del diritto romano, aprendosi al futuro europeo dalla sua ripetuta attualizzazione, tratta come percorso genealogico dell'istituzionalismo tre autori che sono tutti eccentrici rispetto alla polarità Stato-individuo. Tre autori in cui la potenza della vita umana, con un tasso variabile ma ineludibile di natura, sia sua propria, sia come fattore negentropico di ambiente necessario, belle le pagine sulla plasticità dell'uomo in Hegel, non è disgiunta dal potere creativo e corrosivo, motore e moderatore, entropico e sintropico, da quello che potremmo chiamare in senso strettamente etimologico l'energia istituente, ossia il lavoro, o meglio la prestazione che l'istituzione compie storicamente non sulla vita, come fosse un involucro che la impacchetta, ma al suo interno come una membratura che la sorregge rendendola possibile attraverso il diritto. Natura e storia, peraltro, ripetono, soprattutto nel pensiero moderno, la relazione tra vita e istituzione, irrompendo continuamente l'una nell'altra. Nulla dunque di sovrastrutturale in tale relazione mediata dal diritto e pertanto nulla di subordinato ad una struttura primaria che la condizionerebbe imponendole una sorta di rispecchiamento adattivo. Se, come ipotizza Freud, la vita è un disturbante rispetto all'ordine dell'inorganico che la precede, già la sua prima pulsione è generata dalla nostalgia di quest'ordine perduto. Todestrieb, come pulsione radicalmente autonegativa della vita. Così come il principio di piacere è il negativo della mancanza dovuta al rapporto con la realtà, rapporto in sé bisognoso e desiderante, rispetto a cui il piacere è il soddisfacimento che nella sua pulsione acquisitiva tende ad essere addomesticata nella sua eccedenza reattiva, cifrata dal conflitto che, radicato in Machiavelli, nel libro di Roberto, arriva alle forre a Gauchet. Per essere effettivamente conservativo della vita, qui giganteggiano Spinoza e l'abitudine di Hegel, abitudine vitale e mortifera insieme, sottolinea Roberto nella seconda natura, che permette la vita appunto come l'Entlastungsprinzip di Galen, il principio di esonero, di togliersi il sovrappeso di dosso, il sovrappeso della sovrabbondanza di pulsioni. Il catecon, ossia il raffrenamento e la moderazione, è principio conservativo nella strada più lunga che la vita è costretta a fare per raggiungere la morte, che resta iscritta in essa proprio in quanto vita.
In questo senso vita e ordinamento, vita e istituzione sono interconnesse già nelle due pulsioni fondamentali del vivente. Se poi questo vivente uomo, il suo essere si costituisce attraverso un altro ordinamento, che è il linguaggio, non in una sua dimensione meramente strumentale, bensì in quella esistenziale dove l'esserci, nell'essere attraverso il linguaggio, è già un disciplinamento al conesserci, e dunque il linguaggio è un'istituzione primaria in cui la vita si esprime, canalizza, performa e che perciò continuamente si rielabora. In questo senso si può anche leggere la relazione sussuriana tra Lang e Parol. Dopo l'ibernazione giuridica della vita e della storia della Roma imperiale troviamo Machiavelli, uomo delle istituzioni che espone un vivere ad esse legate esistenzialmente, e di questo verbo sostantivato, vivere, Esposito mostra le occorrenze istituenti che culminano nel vivere civile e nel vivere libero, dove l'uno e l'altro attributo, pur partendo dalla storia romana di questa, colgono la dimensione politica della vita, come sinonimi di vita politica al di là del diritto. Non tanto dunque i rapporti tra individui privati, ma la trama collettiva della vicenda politica che innerva l'esistenza effettiva degli uomini, veicolo dell'energia istituente che opera all'incrocio di tre bipolarità, antropologica, storica e politica, costituite dal rapporto tra libertà e necessità, evento e processo, conflitto e ordine. Dove già emerge il valore istituente del negativo come necessità, che come necessità costringe a scegliere, costituendo la molla interna della libertà che si misura con la contingenza sprovvista di provvidenza, anche se carica di destino in relazione alla scelta. Così la polarità evento-processo è il doppio volto con cui la temporalità si converte in storia, intesa come movimento istituente capace di integrare tra loro gli eventi che l'hanno scandita nel suo corso, permettendo l'incrocio degli uni nell'altro, mostrando la tessitura di tempo e istituzioni che permette cioè l'integrazione del principe ai discorsi e alle storie. Così infine la tensione costitutiva tra ordine e conflitto, che allontana Machiavelli dall'alienazione hobbesiana della politica nella sovranità, ottenuta convertendo una moltitudine conflittuale in un popolo rappresentato nella sua assenza e perciò spoliticizzato in atomi dal movimento legalizzato. La collettività, invece, in Machiavelli, resta soggetto dell'ordine e del conflitto, dove la scissione nelle due sole parti che contano è il motore che ad un tempo muta e mantiene l'ordine. Più specificamente, scrive Esposito, da un lato le istituzioni non sono statiche e chiuse al cambiamento, ma tendono alla trasformazione, come mostra la storia di Roma e Firenze. Dall'altro, cito, i conflitti, tutt'altro che destituenti, sono al contrario istituenti, non volti a destrutturare l'ordine precedente, ma a strutturarlo in forma differente, in base ai rapporti di forza che di volta in volta si determinano. Il punto cruciale che fa di Machiavelli il primo storico moderno del potere della prassi, istituente, sta nella collocazione delle strutture istituzionali al punto di giunzione tra queste tre bipolarità, talché la sua strategia argomentativa diventa esemplare per il pensiero istituente in quanto, cito da Roberto, articolazione di una trama fatta sì di azioni, ma anche di funzioni, istituti, poteri da cui esse sono condizionate, ma anche potenziate. Ciò che va colto subito nella lettura che Esposito ci offre di Spinoza è una importante considerazione che troviamo in mezzo alle pagine che gli dedica. Cito, mediazione è il nome spinoziano, allo stesso tempo individuale e collettiva, naturale e sociale, biologica e storica. Ma la mediazione ha soprattutto uno statuto pratico, o addirittura fronetico.
e in quanto tale istituente sia a livello individuale sia a livello sociale, sul presupposto della transindividualità intrinseca al singolo uomo, sia a livello politico, dove la mediazione acquista in quanto prassi istituente la sua massima complessità, che proprio perciò lacera la continuità tra ontologia e politica, tra potenza e potere, tra uguale e comune. Roberto ci propone perciò uno Spinoza emancipato da due interpretazioni contrapposte della letteratura, quella liberal contrattualista da un lato e quella democratico rivoluzionaria dall'altro, raccogliendo tuttavia, soprattutto da quest'ultima, l'elemento propulsivo e comunitario, e avvicinandosi all'institutional turn che ha segnato di recente la letteratura di Spinoza. La libertà che spetta all'uomo è una oculata obbedienza alla ratio vivendi come modo di esistere più che norma o decisione. È il modo di essere, di apparire, di immaginare e prevedere, nonché di essere misura moderatrice, ha una determinazione istituente a un tempo effettiva e immaginativa. Molto belle le pagine sull'immaginazione che collegano Spinoza a Machiavelli e questa a Merleau-Ponty, a Deleuze, a Lefort e infine a Castoriadis, ma soprattutto le pagine dedicate al diritto emancipato dalla sua strumentalità e identificato con l'istituzione. Il diritto per Spinoza, dice Esposito, non si ha, si è, e in questo è massimamente antiromano, nel senso del diritto romano. Il giurista romano non avrebbe mai definito l'uomo animal juridicum come corrispettivo dello zoon politikon greco, nella contezza della strumentalità del diritto rispetto alla vita che può essere più o meno ben istituita, ma non è mai immediatamente giuridica. Mentre per Spinoza la vita stessa sarebbe insieme biologica e giuridica, talché l'istituire è esprimere un già naturalmente espresso che non si serve del diritto, bensì lo dice nel suo stesso vivere. Perciò è importante il richiamo alla phronesis. Qui tuttavia nel passaggio dagli ius agendi come esistenza agli ius imperandi come effettività dell'esistenza comune si arriva nella massima prossimità a Hobbes. E anche qui Roberto cita per due volte lo stesso paragrafo, giustamente lo stesso paragrafo del Trattato Politico, capitolo terzo, dove il nostro Spinoza dice, ne porto la traduzione letterale, il diritto del potere di imperio, qualcuno traduce sovranità ma è assolutamente sbagliato, il diritto del potere di imperio vale a dire delle somme potestà, non è altro che lo stesso diritto di natura, cioè potenza, niente affatto di ogni singolo, ma della moltitudine, come se fosse guidata da una sola mente, una veluti mente ducitur. E veluti, come se, espone sia con senso effettivo all'obbedienza, sia immaginazione ad essa conforme, come se. Se questo veluti salta e con lui l'immaginazione col negativo che l'accompagna, si produce un nuovo assetto perché il potere di imperio, legittimo solo se con la sua potenza riduttiva delle potenze individuali serve il bene comune, non ha rispettato tale bene, lasciando che si formassero volontà diverse, affetti divergenti, immagini contrastanti e perciò gruppi in conflitto tra loro e con lo stesso potere in vista della realizzazione di immaginazioni alternative. Allora il potere non realizza più il diritto naturale di tutti come bene comune, ma riproduce il conflitto che Spinoza, diversamente da Machiavelli, non ama, ma riproduce il conflitto da cui quella definizione importante di mediazione che di cui abbiamo parlato, perso il segno, affatti divergenti, immagini contrastanti, allora il potere non realizza più il diritto naturale di tutti come bene comune, ma riproduce il conflitto da cui si voleva venire fuori istituendo. L'istituzione, infine, questo è un passaggio importante, è la testimonianza della sempietà
sempiternità dell'essere, come passaggio operato dall'uomo e quindi artificiale tra essere ed essere, passaggio e mediazione che incarna il modo umano finito della vita in comune bisognosa sia di moderazione sia di incremento energetico. Hegel rappresenta per Esposito un passaggio definitivo e quasi sopravanzante lo stesso istituzionalismo novecentesco, che non solo trova lui il proprio riferimento palese in Orieux e Merleau-Ponty, ma in un certo senso lo supera, non come semplice affluente al fiume che rivela l'origine, ma come una destinazione rimasta in parse carsica, ancora da pensare compiutamente. I fondamentali della lettura di Esposito sono lo spostamento della logica istituente direttamente alla dialettica hegeliana, si potrebbe dire alla logica, con la massima valorizzazione del negativo. 2. L'attraversamento demolitivo del pensiero moderno nei suoi punti alti, da Hobbes a Rousseau, con l'eccezione parziale di Spinoza. 3. L'assunzione piena della vita nella dinamica istituente in maniera da configurare una seconda natura originariamente custodita da abitudine transindividuale, abitudine viene da abitare, e Gewohnheit, cioè abitudine in tedesco, parla di Wohnen, cioè proprio dell'abitare. E costume comune, dove esiste, è l'abitudine intesa come elemento vincolante di una comunità che nel corso del tempo viene sviluppata e tramandata, entrambi dimensioni dell'essere. La vita, pertanto, non viene immersa nell'istituzione, ma ha una dimensione istituzionale che però si sporge dalla materia come lo spirito che abita il mondo e la corporeità. Lo spirito, si potrebbe dire, è la doverosità che affetta l'essere vivo corporeo dell'uomo. Grazie. Grazie anche al professor De Santis, che aveva ancora materiale, vedo qua, ma che fa mette curiosità, fa venire voglia di andare a leggere di nascosto. Dunque, io farò poche osservazioni per dare spazio a Roberto. In realtà mi sono segnato tante cose, però insomma mi limiterò, e anche perché un pochino l'abbiamo discusso ieri al seguito del seminario, il nucleo di fondo credo sia già emerso ieri, e cioè il fatto che c'è una coimplicazione di fondo fra trascendenza e parenza, e che questa questione della istituzione della vita sia nel senso della vita che istituisce, sia nel senso della vita che viene messa in forma, implica una forma di trascendenza dall'interno. Però mi pare che con Roberto siamo d'accordo su questo, perché ieri insomma c'è stato un confronto in cui mi sembra che abbiamo convenuto sulla impossibilità di scindere questo doppio lato, ecco, diciamo così. Il libro è bello, è un libro molto impegnato teoreticamente, è un libro intenso e che effettivamente apre, fa venire voglia di un seguito, apre la strada a ulteriori piste, quindi vuol dire che è incredibile, notevolmente produttivo, diciamo così. Dice Roberto, bisogna guardare la storia della filosofia da un punto di vista esso stesso istituente, per cui chi guardasse a questa ricerca come a un'alternativa immanentistica, integrale e assoluta, diciamo così, al pensiero della trascendenza politica o della coimplicazione trascendenza e immanenza, sarebbe fuori strada. Quindi in questo senso è stato anche letto erroneamente da qualcuno, perché non mi pare che sia questo il punto, insomma. Così faccio contenta Antonia che ha letto c'è stata un'intervista, per esempio Ciccarelli non l'ha capita questa cosa, io sono abituato a dire cose in faccia e mi sembra che non fosse totalmente fuori strada, nel senso fosse un tentativo di strumentalizzare, di appropriarsi di un tema, quando invece il libro è ben altro, c'è molto di più.
E infatti il libro è ben altro, è molto di più. Cioè, mi sembrava sacrificante per il libro, ecco, insomma. Poi c'è questa idea, mi è piaciuta molto questa definizione, della genealogia che va alla ricerca di un'origine inafferrabile, con gli strumenti della storiografia e della filologia, o della filologia. Secondo me è una definizione promettente, perché appunto l'origine non può essere afferrabile, ecco, ma sta anche la forza però di questo approccio, no? Cioè c'è un fondo opaco, lo dici anche tu, no? C'è un che di insondabile, allora andare a, è rischioso anche, però è andare a assumere, a cercare di scandagliare questo insondabile. Fra l'altro questo è interessante perché da un lato è un, diciamo, si può anche mettere in rapporto con altri approcci genealogici, sicuramente quello di Carlo Galli, ma anche di Giorgio Agamben per certi aspetti, però in realtà Giorgio è tutto filologico, è un uso della filologia, no? Diciamo, mentre tu invece metti un po' in guardia, secondo me anche forse giustamente, nel senso che in entrambi c'è un discorso teoretico, diciamo di speculativo, e la genealogia ha una valenza essenzialmente speculativa. Agamben a volte cerca un pochino di, così, non dico di travestirla, ma questa scienza, questo sapere delle segnature di cui lui parla, è un modo per velare la dimensione teoretica, ecco. In realtà è un approccio teoretico anche il suo, o insomma, chiamiamolo speculativo. C'è un versante duplice, allo stesso tempo istituente, istituito della vita, e questa ambivalenza, è proprio questa ambivalenza a chiamare in causa il movimento del trascendere, proprio filosofico, da Platone in poi. Appunto ieri dicevamo, anche evocando Beppi D'Uso, poi naturalmente dov'è che si vede veramente? Si vede nella logica dei concetti giuridici, cioè si vede per esempio in Kelsen, nella questione della norma fondamentale, ma in generale ora ci arriverò, della questione della realizzazione del diritto. Cioè il tema è l'idea e la sua realizzazione, e lo stesso cosa è il diritto e la sua realizzazione. Qualsiasi realizzazione del diritto sconta un deficit e allo stesso tempo un'eccedenza, diciamo così. Questo doppio movimento, questa ambivalenza è ciò che appunto che esibisce il fatto che non si può far dispiegare l'immanenza e basta, perché se dispiega l'immanenza non c'hai né la vita né l'istituzione. Se invece l'immanenza, dispiegandosi, svela dal proprio interno un trascendimento, cioè un'autotrascendenza dell'immanenza, allora c'è tanto la funzione vitale dell'istituzione quanto la necessità per la vita di essere istituita, diciamo così, mi pare. Forse è una lettura in cui io proietto molto del mio, che comunque significa che il libro è particolarmente non solo stimolante ma anche sollecitante, provocante in qualche modo, però credo che di non tradirlo, no, o perlomeno spero di non tradirlo troppo. Per velocità, perché voglio dare la parola a lui, taglio, vado oltre, anche se una cosina va detta. Allora, c'è la questione del diritto romano, no? Io sono totalmente d'accordo quando dici che l'idea moderna di soggettività giuridica manca nel diritto romano, totalmente. Saranno scontenti i nostri amici romanisti, ma è così. C'è la questione cristianesimo, che è quello che ha capito Hegel. Cioè, in Hegel c'è una protostoria della soggettività che è segnata da alcune figure: Socrate, Gesù, Lutero. Volendo si potrebbe aggiungere, al di là di Hegel, il novello Gesù, cioè Francesco, con la sua movenza eretica che è arrivata proprio al limite, e anche con quest'idea di una santità che è tipicamente cattolica. In questo Hegel ovviamente questa strada non la batte, perché deve fare il luterano, deve capitalizzare politicamente il luteranesimo, diciamo così, ma di una santità modellata sulla esemplarità del Cristo, che di fatto entra in rotta di collisione dall'interno dell'esperienza cattolica con la Chiesa istituzione, se si vuole fino al grande inquisitore, no?
E poi c'è certamente un movimento, quindi da un lato questa protostoria della soggettività cristiana, o meglio, prima non cristiana, ma poi sfocia nel cristianesimo, insomma, ecco. E poi il movimento teoretico che consente il dispiegarsi di questa medesima storia, cioè la tesi di Gaucher, del disincanto del mondo, insomma, che comunque è un gran libro. Lui mette in rapporto la dialettica, diciamo così, fra logos e mutos con quella trascendenza e immanenza, no? Li mette in successione, ma sono anche speculari, l'una guarda l'altra. E perché qui, perché cosa c'è nell'ascito del cristianesimo? L'incarnazione come umanizzazione di Dio, l'abbassamento, no? Il superamento della logica sacrificale, è la fine della politica del capo, di ogni politica del capo espiatorio, cioè ogni politica del capo espiatorio è anticristica in qualche modo. E poi c'è hegelianamente il venerdì santo speculativo, cioè il fatto che anche Dio muore. L'assoluto è ancora più assoluto perché muore, diciamo così. E infine il sepolcro vuoto, cioè il lascito dello spirito come fervore di comunità. Era tutto questo, ecco, mi verrebbe da dire, ma non per seguire Nadia nella cosa di dire manca questo, manca, non è questo. Qual è il rapporto del pensiero istituente con questo incredibile lascito? Certo, attraverso Hegel un po' ti arriva. Però forse c'è anche di più rispetto a Hegel, ecco. Cioè Hegel, per carità, ne ha dato, l'ha messo al lavoro potentemente, diciamo, nella versione luterana. Però penso ci sia persino di più, in qualche modo. Spinoza, ottimo, interpretazione molto convincente, secondo me, perché insomma non c'è alcuna paradossale ontologia destituente. Esposito, Roberto Esposito lo dice in maniera molto netta, non è una lettura così strumentale, strumentalizzata di Spinoza. L'istituzione è tutt'uno infatti con la potenza della vita, però c'è il negativo, no? Cioè non è un'ontologia pienamente affermativa, tu lo sottolinei con forza, c'è un elemento negativo non risolubile, che forse è legato, che è cos'è? L'inadeguatezza degli esseri umani, cioè solo che la difettività, intendo, per Spinoza, che poi si lega alla questione di Gehlen in qualche modo, solo che per Spinoza è una distorsione ottica degli umani, perché non è realmente tale, perché dal punto di vista della natura sostanza non c'è alcuno scarto, mentre in Hegel, in effetti, ma non solo, però in Hegel la cosa è molto forte, molto evidente, quello scarto è precisamente la faglia che rende possibile comprendere la tragedia dell'infinito nel finito. Cioè il punto è questo, che in Hegel l'infinito è nel finito, in Spinoza è il finito che sta nell'infinito, diciamola così. Allora, e che apre a tante cose, apre anche all'inquietudine che anima le forme dell'assoluto, la stessa inquietudine da cui sgorga la domanda filosofica, ma è anche l'eredità della caduta trascritta nel politico, cioè si può anche leggere lo stato di natura hobbesiano persino come una trascrizione, diciamo, di quel paradigma teologico, nello stato di natura polemogeno, diciamo così. E non è caso Hegel poi supera, nel senso che toglie e conserva il contratto attraverso la drammatizzazione di Servo Signore. Insomma, cosa voglio dire? In Hegel c'è, non è un problema di distorsione ottica degli umani, è il modo del costituirsi del reale. È la storia, ma anche la costruzione della soggettività medesima e le loro relazioni che sono affette da questa negatività. Ecco perché è produttiva, non tanto perché produce alla fine una conciliazione che poi è sempre inconciliata, ma, o comunque si riapre continuamente, ma perché non è un problema di punto di vista. Insomma, ora lo dico proprio in maniera provocatoria, è disumano Spinoza. Mentre in Hegel c'è questo senso profondo, dice nel panlogista Hegel, ma no, tutte sembaggianate, c'è questo senso profondo della natura tragica dell'umano, ma che è lo spirito poi.
cioè non è che parla d'altro, non è un, sai, ti sembra perché sei finito, no, no, è sei così perché è lo spirito tragico. E in questo, quindi, certo, è una riapertura continua, anche un senso di insoddisfazione, forse anche di appunto di inquietudine di fondo, cioè di, no, ci sono quei passi in cui dice lo spirito è inquietudine. Perché inquietudine anche lo spirito assoluto? Perché vuol dire che di assoluto, cioè che il sapere che sa è il sapere dell'inquietudine della scissione, insomma, che è un destino in qualche modo. Ecco, forse è questo. E quindi c'è la politica come destino. Questo è cristiano, questo è cristiano, ora non c'è tempo, però c'è, devo dire che c'è una cosa che ha sottolineato Agamben sulla copia, che è molto interessante, bella anche, sulla copia del Zamorante, dell'Etica di Spinoza. Lei segna a un certo punto, lei adorava Spinoza, però è anche una porta ambivalente, laddove Spinoza dice, beh sì, gli animali, tutti siamo modi dell'essere, però noi siamo superiori a, diciamo, siamo un modo che consente di usare gli animali, e lei gli scrive accanto, e no caro Baruch, qui non hai capito. Giorgio, devo dire che lì fa una notazione notevole, folgorante, perché dice, beh, c'è nel Zamorante la persistenza di un senso sacrificale, c'è il dolore per il sacrificio. No, è una cosa che trovi su YouTube, perché è una conferenza, non so se l'ha scritta da qualche parte, a me è capitata per interesse, per l'amorante soprattutto, di ascoltarla, e devo dire che è un punto molto significativo, perché sì, dice, vabbè, ma è un passaggio letterario, sì, è un passaggio letterario, ma in cui lei si specchia su un nodo di fondo, e cioè gli esposti tutti devono poter essere riscattati, le creature più fragili, più pure, più inermi. Invece quella è Spinoza, è gerarchico. Quindi vabbè, questo è oramai, come dire, gli espositi, appunto. Mi rendo conto che tutto questo è molto cristiano. Chiudo dicendo che c'è una parte hegeliana che è molto interessante, e c'è una notazione molto interessante sulla questione dell'idealismo, no? L'idealismo che non è idealizzazione, ma realizzazione dell'idea. E anche nello specifico realizzazione dell'istituzione attraverso il diritto, che mi sembra molto convincente. Per finire ti chiedo, che è un po' la chiusa del libro, comunque insomma, c'è un'energia inesauribile della prassi istituente, no? Tu dici, che in qualche modo consente anche un po' di sottrarsi alle ansie del catecon, del messianesimo, delle varie ipoteche teologico-politiche. Ora, questa energia inesauribile della prassi istituente però presuppone molto, cioè è molto onerosa. Intanto, appunto, primo punto, implica questa trascendenza interna, cioè funziona se la alleggeriamo con il filtro della soggettività che è assicurato dalla trascendenza interna. Mettiamola così, e quindi con l'assunzione di questo lascito cristiano. Non so, te lo propongo, se ti torna, diciamo così. E poi vabbè, perché c'è molta sostanza. Cioè, quello che ti dà la trascendenza dall'interno è non dover presupporre troppa sostanza, perché fai del soggetto una sostanza, a suo modo, paradossalmente, dopo averlo mobilitato, filtrato, l'averlo anche decostituito, se vuoi, puoi permetterti, Hegel può permettersi di soggettivizzare la sostanza. Cosa ti resta? Meno sostanza e più soggettività, diciamo così. È una soggettività che non è il soggetto astratto, questo lo sappiamo, insomma, è un'energia. Per cui, come dire, la valorizzazione dell'istituzione come processo va benissimo, dal mio punto di vista, a patto di iscrivervi questa trascendenza dall'interno. Naturalmente ciò disordina, inquieta, impedisce suture, ma forse questo assicura anche una riserva di politicità, diciamo così. Ecco, la mia paura è che una pura energia satura, sempre istituente,
non abbia poi dentro di sé delle riserve di politicità, che sono riserve di soggettività esposta al sacrificio, ecco, mettiamola così. Grazie. La parola a Roberto. Andiamo. Che dire? Diciamo, in alcuni casi non basta ringraziare, no? Infatti vorrei dire una parola su ognuno dei amici che sono qui, che hanno parlato. E Nello intanto rappresenta un'istituzione, quella dove stiamo, con cui c'è un rapporto antico, ma che si è andato rinnovando e che è sempre vivo, oltre un dibattito che è nato con lui da tempo e che spero possa continuare, perché è molto, molto ricco. Nadia, ma per me è un po' come una gemella. A Pisa non insegna nella mia università, ma se dovessi dire la persona che è più vicina a Pisa è Nadia, per tanti versi teorici, politici, eccetera. Francesco, la mia amicizia è così antica, e riconoscenza, è uno dei pochi maestri italiani di filosofia, di diritto. Del resto Pasolini diceva l'istituzione è commovente, no? Perché? Perché è forte, ma è anche fragile, perché a volte ci opprime, ma ci è necessaria. Quindi questo è l'angolo, l'orizzonte dentro cui mi trovo a parlare. Ma prima di venire ad alcune delle cose dette in maniera provvisoria, approssimativa, naturalmente ho preso qualche nota, vorrei dire qualche cosa sulla genesi di questo libro, come è nato. È nato un po' come tutti i libri, tenendo conto di una doppia esigenza, un'esigenza interna, interna al proprio percorso, e un'esigenza esterna, quella che è la condizione del nostro tempo, diciamo. E dove si incrociano queste due esigenze, una interna e una esterna? Ecco, se dovessi dirlo in maniera riassuntiva, non a caso ci sono tornati tutti e tre i miei presentatori, è la questione del negativo, cioè una reazione che mi è sembrato a un certo momento giusto fare rispetto a una difficoltà che io vedo nel pensiero, ma anche nella prassi, a trattare il negativo, ad affrontare il negativo. Perciò effettivamente Hegel è il baricentro di tutto il libro, no? Questa difficoltà a trattare il negativo nasce da lontano, fin dagli anni 70, si è, diciamo, diretta secondo una doppia tendenza. Da un lato la cancellazione del negativo risale alle filosofie postmoderne, dopo Francoforte, dopo la dialettica negativa, no? E dall'altro invece c'è stata l'assolutizzazione del negativo nelle filosofie post-heideggeriane, no? L'idea che la tecnica ingoiasse ogni politica e dunque che restasse un nichilismo senza uscita, quindi affermazione assoluta e cancellazione del negativo e ontologizzazione del negativo. Da un lato l'idea che l'essere esprime di per sé una produttività affermativa immanente, no? Dall'altro una teologia politica negativa della destituzione, della disattivazione, l'esodo dalle istituzioni. Ecco, la spaccatura a fine degli anni 60, negli anni 70, tra movimenti e istituzioni ha origine da questa frattura. Da questa frattura culturale e politica, l'incapacità di pensare il negativo come un elemento irrinunciabile e della filosofia
e della politica. L'illusione che bastasse l'immediatezza di un pensiero anti-istituzionale. Quando poi, diciamo così, per fissare un punto, la globalizzazione è entrata in crisi definitivamente, la sinistra filosofica e anche politica europea è rimasta impreparata, perché da un lato aveva questa tendenza euforica alle moltitudini contro le istituzioni, dall'altro la tendenza depressiva, abbandono, esodo dalle istituzioni. Ma la politica invece richiede conflitto e istituzioni, l'uno nell'altro, un conflitto che nasce dalle istituzioni e che produce istituzioni, come è stato detto. Quindi ci sono volute poi le tre crisi, economica, pandemica, bellica, per svegliarci. Sia il piano di immanenza, sia la destituzione non ci portano da nessuna parte, se non appunto a ridare l'iniziativa alla destra culturale, cioè l'unica che, con tutti i suoi limiti, tutte le sue contraddizioni, i suoi enormi limiti, cerca di parlare il linguaggio del reale, no? Con la R minuscola e maiuscola, come direbbe Lacan. Quindi da qui sono nati questi tre libri sulle istituzioni. La necessità mi è parsa di aprire un paradigma capace di pensare insieme istituzioni e vita. Neanche questo è stato facile negli ultimi decenni, perché da un lato l'istituzionalismo giuridico a volte fatica a rappresentare la vita da cui pure emerge, e dall'altro la biopolitica non ha aperto un confronto forte con le istituzioni, non l'ha fatto, è mancato un anello, è mancata un'aggiuntura. Io quello che così modestamente ho cercato di fare, in una chiave insieme ontologica e genealogica, è costruire questo anello. Genealogia, questo lo diceva prima molto bene Francesco, non significa cercare nell'origine la chiave del presente, non significa questo, significa riconoscere la contemporaneità tra origine e presente, l'uno nell'altro, no? L'origine che cos'è? È la prospettiva che apre il presente a una valutazione critica, che ci consente di non essere schiacciati completamente sul presente. Ecco, vengo un po' alle cose dette. Nadia, sì, un'altra strada, un'ontologia della contingenza, la necessità di articolare quelle che ci sono sembrate coppie di opposti inarticolabili, libertà e necessità, natura e storia, oppure natura e tecnica, oppure natura e artificio. Ecco, come ripensare insieme queste categorie che, non voglio dire una frase retorica, la metafisica moderna ha spezzato. Pensiamo a Hobbes, il più grande pensatore politico moderno, non scherziamo neanche, ma spezza il rapporto tra natura e politica, no? Lo stato politico nasce solo quando lo stato naturale viene meno. E quindi una via, come tu hai detto, che non passi né per un richiamo all'autoritarismo, né per una orizzontalità, diciamo, neoliberale che non ci dà quella verticalità, quel brivido, no? Il trascendente è questo. No, non basta la linea orizzontale se non è tagliata, spezzata, interrotta da frammenti di verticalità. E quindi effettivamente Hegel è al centro, perché l'istituzione, è vero, non è la sovranità, è fuori dall'orizzonte della sovranità, perché l'orizzonte della sovranità richiede la decisione da un lato e il teologico politico dall'altro, non tanto nel senso in cui tu ne parli, ma la sovranità pura, la punta della spada, e poi abolisce l'orizzontalità, diciamo. Ma mancano tante cose nel libro, naturalmente. Hume ne parlo, lo recupero un po' in Deleuze, che scrive quel libro sull'empirismo, ma manca Cicerone, naturalmente, Montesquieu, Smith, Kant. Io all'inizio avevo pensato, ero partito proprio da Cicerone,
pensavo di fare un po' una storia del pensiero dell'istituzione, poi mi sono reso conto che era sbagliato e ho cercato, diciamo, una chiave paradigmatica piuttosto che una chiave storica, e quindi ho dovuto fare delle scelte anche piuttosto nette. E torno a quello che ha detto Francesco, non voglio dargli aggettivi, una scelta appunto che appunto, peraltro Vico, la prima cosa che mi ha detto Biagio De Giovanni, Gino, quando gli ho mandato il libro, dice, bellissimo, ma manca Vico, non a caso, ma ed effettivamente è così, e manca Montesquieu ovviamente. E Vitam Instituere è sorgente, fonte, tu l'hai detto molto bene, la sorgente è irrintracciabile, a un certo punto si perde, l'origine non è allora, ma oggi, l'origine è nel compimento e nella destinazione, l'origine è sempre davanti, visto che dietro non si può mai raggiungere perché arretra sempre. E allora se si guarda, questo molto in Benjamin, l'origine sta avanti, diciamo, in realtà è tutta una questione di sguardi. Nell'istituire l'istituzione raffrena e insieme sviluppa la vita. Potremmo dire un po' un lessico che io ho adoperato altre volte, un'immunità affermativa, cioè è un dispositivo immunitario perché protegge, però protegge non bloccando, ma appunto aprendo e sviluppando. Questo è Machiavelli. L'istituzione non è norma, non è normativismo, non è decisionismo. Perfino Carl Schmitt, sia pure in modo piuttosto strumentale, tra il 32 e il 33 si dichiarò istituzionalista, cioè per lui pensava all'ordinamento concreto, aveva tutto l'interesse a far pensare che il nazismo non fosse uno stato di eccezione ma fosse lo sviluppo dell'ordinamento concreto, quindi come sempre era strumentale ma geniale in questa strumentalità, e chi diceva il padre dell'istituzionalismo è Hegel, non a caso. L'istituzionalismo fa cose con parole, tu hai detto, cioè questa attitudine performativa, perché la prima istituzione è il linguaggio. Il linguaggio è la seconda nascita dopo quella biologica, ma è appunto l'istituzione, tutto ciò in cui noi siamo oggi, per esempio, questa è un'istituzione, non solo questo è un grande istituto, ma la presentazione di un libro, un seminario è un'istituzione, e lo stesso nostro interloquire, il parlare tra di noi, ha una forza istituente. Quindi all'origine dell'istituzione c'è il linguaggio e poi c'è il piano dell'immaginario, dell'immagine decisivo, no? L'istituzione si fa anche con lo sguardo, anche guardare una persona, uno scambio di sguardi, e diciamo istituisce un campo, come direbbe Merleau-Ponty. È la permanenza del non permanere, tu hai detto, esattamente, questo Machiavelli e Hegel, entrambi, cioè è la permanenza del cambiamento, è un, diciamo, un concetto ossimorico, no? Perché istituzione significa stabilizzare il cambiamento, no? E da questa contraddizione nasce la sua forza, la sua intensità, il suo richiamo materiale e simbolico, e quindi appunto critica del riduzionalismo, diciamo critica, diciamolo in maniera molto così tra di voi, non è né diritto privato né diritto pubblico, no? Stefano Rodotà ci ricavava il comune, il riferimento ai beni comuni, no? Qualche cosa che non è l'individualismo privato, non è lo Stato, ma è il sociale fondamentalmente. E Nello, riprendiamo appunto un discorso che avevamo lasciato appena qualche ora fa, ieri, la coimplicazione tra trascendenza e immanenza. Esattamente, questo è il punto. Il negativo significa questo, il negativo significa che l'immanenza non basta, non bastano le filosofie dell'immanenza, intanto perché ci precludono la parola politica. Sul piano di immanenza non c'è
amico e nemico, non c'è alleato, non ci sono gli strumenti, non c'è l'organizzazione, non c'è la mediazione, la politica è conflitto ma anche mediazione. Quindi la pura immanenza spoliticizza, diciamo, quelli che si immaginava essere l'iperpoliticismo, no? Toni Negri, eccetera, sono arrivati alla spoliticizzazione. Anche se questo è accaduto anche dall'altra parte, anche e anche nella destituzione, perché diciamo, a meno che quella è una contraddizione in termini, perché destituire qualcosa significa istituire negativamente. Che vuol dire istituire la destituzione? E naturalmente Giorgio Agamben, intendiamoci, Giorgio Agamben è un filosofo bravissimo con cui vale sempre la pena di fare i conti, ma lui che cosa fa? Insomma, mettendo insieme Heidegger, Benjamin, Foucault, rompe il rapporto con la storicità quando contrappone nuda vita e sovranità unica e destoricizza, perché la vita non è mai nuda, è sempre formata, nasce sempre e si trova sempre dentro un contesto, anche la più terribile delle vite, anche nel campo di concentramento. E la sovranità non è unica. E da Foucault in poi il potere è diffuso, quindi dove sta questo centro unico di sovranità e dove sta questa nuda vita? Ripeto, questo lo dico con la massima stima e il massimo rispetto di Agamben, però spinge Foucault in un terreno che non è il suo, quindi diciamo, questo secondo me è il punto. Il diritto romano, ma anche la soggettività politica. Quando ha letto questa frase mi ha telefonato Aldo Schiavone: ma tu l'hai detto, noi non riusciamo a dirlo questa cosa, che il diritto sovrano appunto è un diritto oggettivo. Il diritto oggettivo, i rapporti tra gli uomini passano per i rapporti tra le cose, non c'è una definizione nel digesto di uomo libero. L'uomo libero è chi non è schiavo, cioè chi non ha oggetti da possedere. È in negativo, funziona tutto in negativo. Quindi il diritto romano, da un lato, per entrare nella dinamica istituzionale, avrebbe dovuto avere la soggettività politica e la capacità di articolare natura e storia, cosa che manca. E infine, sì, hai toccato la questione cruciale alla fine del tuo discorso, la questione del cristianesimo, Hegel e il cristianesimo. Che cos'è Cristo? Mettiamola così, in questa maniera, diciamo, un po' drammatica. Cristo insieme storia e rottura della storia. Cristo è la storia, è storia, nasce nella storia, produce storia, ma anche rompe la storia con la sua, diciamo, è la trascendenza che cala appunto nell'immanenza e apre l'immanenza alla possibilità di qualche cosa che non si vede. Dunque, ma io sono d'accordo con te, la questione della religione è stata toccata prima anche nel rapporto con Tocqueville, ma anche Rousseau. Naturalmente bisogna distinguere poi cattolicesimo, protestantesimo ed ebraismo. Attenzione, perché il cattolicesimo politico di Carl Schmitt, secondo me, non è la chiave, è un cattolicesimo catecontico, sì. E quello è il cattolicesimo del grande inquisitore, diciamo, e c'è anche una punta di anti-ebraismo, peraltro, come ben noto. E questo perché, ancora una volta, appunto, l'istituzione è questo un po' mostro che tiene insieme gli opposti, che tiene insieme stabilità e movimento, che tiene insieme fragilità e forza, che tiene insieme radicamento nella natura e diciamo slancio nella storia. Ecco, l'istituzione, appunto, se dovessimo scegliere una parola, è quello che diceva, ha detto Francesco, no? L'istituzione è energia. Energia, questo anche la politica contemporanea, la nostra politica, la politica che noi sentiamo nostra, manca di energia, lo dicevamo anche ieri, negli anni 20 e 30 la sconfitta delle democrazie nacque dall'idea che si potesse rispondere
al mito nazista e anche comunista con una iperrazionalizzazione tecnica, ma non poteva reggere. Quando Cassirer si scontrò con Heidegger a Davos, non ci fu battaglia, perché la potenza di una parola mitica è sempre più forte della parola puramente razionale. Questo significa che dobbiamo cedere al mito, era un problema che si pose Thomas Mann. E lui rispose: no, noi dobbiamo strappare il mito ai fascisti e rivolgerlo contro. Naturalmente è una bella impresa fare questo, però ecco, su questo punto mi pare che possiamo essere d'accordo. La politica deve avere più energia. Istituzione non significa solo i luoghi dove si fa politica, ma significa i luoghi che producono politica. Una politica istituente, quella solo sarebbe una politica che rimette insieme diritto, istituzione e vita. Questo, mi pare, non dico Giorgio Gamber direbbe, questo è il compito della filosofia contemporanea. Io più modestamente dico: questo è uno dei compiti possibili della filosofia contemporanea. E insomma, voglio chiudere un'altra volta con un ringraziamento veramente forte, vivo e pieno di energia.